Beh, la Montello arrivano praticamente il 50% dei rifiuti di imballaggio in plastica post consumo della raccolta differenziata della Lombardia, così come arrivano anche i rifiuti organici della raccolta differenziata della Lombardia. La Montello è specializzata in questi due tipi, a trattare e a riciclare questi due tipi di rifiuti. E praticamente su questi tipi di rifiuti noi trasformiamo, per quanto riguarda l'imballaggio in plastica, l'80% in prodotto, materia prima da riciclo, manufatti in plastica, mentre invece il restante 20%, che è plastica eterogenea, facciamo un combustibile solido secondario per le cementerie. Praticamente tutto rifiuto viene valorizzato, in qualche modo viene valorizzato. Per l'umido organico la stessa cosa, produciamo energia elettrica, biogas, energia elettrica, termica, lo stabilimento che rende lo stabilimento autosufficiente energeticamente, l'energia in più la mettiamo in rete e poi produciamo anche con l'umido organico un ottimo fertilizzante organico che viene utilizzato per colture intensive e anche per agricoltura biologica. Siamo oggi in questo momento in fase di costruzione di impianto anche per la produzione del biometano con recupero della CO2 per uso industriale. Quindi la mission della Montello è quella dove il rifiuto qui entra, esce tutto come prodotto, niente viene messo in discarica, niente viene smaltito. Da noi l'imperativo è riciclare e valorizzare il rifiuto. Allora, siamo da Montello, cosa ci insegna Montello? Montello ci insegna quello di cui sentiamo tanto parlare in questi tempi, cioè la realizzazione di una economia circolare. Cioè, l'economia circolare è quella che prevede il riutilizzo dei materiali e, riutilizzando i materiali, crea ricchezza, posti di lavoro e crescita di prodotto interno lordo. Per cui noi abbiamo visto come dal recupero degli imballaggi in plastica post consumo si arriva alla produzione di materie prime e seconde che vengono di nuovo utilizzate per la produzione di manufatti, che possono essere gli stessi manufatti da cui si è partiti per la creazione di materie prime e seconde, o manufatti di altro genere. Ad esempio, adesso qui non so se la telecamera poi lo inquadra, però la poltrona su cui io sono seduto è una poltrona realizzata con materie prime e seconde di provenienza raccolta differenziata di imballaggi in plastica post consumo.